stiamo andando? Stiamo andando a Rovella a filmare per un film. Diventiamo famosi. Bene, questa clip che avete appena visto risale al 18 aprile 2018. In quel giorno sono andato a fare la controfigura per un film che poi è andato al cinema. Ride si chiama. Produzione Lucky Red, quindi una casa di produzione molto grossa, molto famosa in Italia. Hanno fatto anche altri film, forse uno dei più conosciuti e famosi è Mine. E voi direte, ma perché hai aspettato così tanto se era del 2018? Perché nel 2018 non facevo ancora video su YouTube. Però, come vi ho sempre detto, al tempo dubitavo, faccio i video, non faccio i video. Quindi ho filmato, però alla fine poi non ho fatto un video vero proprio. Dopo essere recentemente tornato nello stesso posto a girare, tra l'altro vi lascio il video qui sopra, proprio in quel video vi ho chiesto: ma vi andrebbe se faccio un video riguardante proprio l'esperienza di controfigura in un film, come è stato per Ride? Mi avete risposto calorosissimi sì sì sì, quindi siamo qui a fare proprio questo tipo di video. Voglio proprio commentare sia le scene del film sia il retroscena che ho filmato io con la mia camera al tempo nel 2018. Adesso però voglio vedere proprio con voi il trailer di questo film. Dai creatori di Mine. Un luogo segreto, una gara mortale. Pronto? Mai. Vabbè, quella frase lì, ragazzi. Quindi vabbè, comunque questo pezzo del trailer è veramente avvincente, nel senso sembra che ci sono un bel po' di scendi riding così. Qui poi però esatto, qui il trailer prende tutt'altra piega. Diventa un horror praticamente. Corri. Tanto per iniziare, non è un film di riding, ma è un film del cinema, quindi è un thriller vero e proprio. Non voglio spoilerarvi tutta la trama, ma ci sono questi due protagonisti che sono due amici che già di loro nella loro vita sono un po' spericolati. Ricevono questo tipo video messaggio sul telefono per partecipare a una gara con in palio tipo $250,000. Accettano e vengono rapiti. Da lì inizia questa sorta di gara per loro, perché accettando praticamente loro consentono il fatto che vengano trasportati in un posto segretissimo. E da lì inizia questa competizione un po' strana che a metà viene interrotta. Vabbè, non sto a spiegarvi tutto. Vi consiglio di andare a vedere anche questo film, soprattutto perché ci sono io come controfigura. Se anche quelli della produzione del film mi stanno guardando, ragazzi, mi sono offeso. Mi avevate promesso il Blu-ray e a me non mi è ancora arrivato. Sigla. Ecco ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché dalle statistiche risulta che metà delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al mio canale YouTube. Ragazzi, è un sacco di gente, quindi per favore iscrivetevi, mi fate un grosso favore ed è gratis. Come è iniziata la giornata? Malissimo ragazzi, perché dopo un viaggio arriviamo quasi a destinazione, mi incontro con tutta la troupe e cosa succede? Alla troupe si rompe il furgone. Siamo qua, si è fermato il furgone. Quindi arriviamo domani. Stiamo aspettando che arrivi il carro attrezzi. Furgone morto, però sono venuti con noi in macchina. Siamo riusciti lo stesso a portare in salvo tutta la troupe e portarla in cima alla montagna dove stavamo andando. La primissima cosa che abbiamo fatto è stato lo scooping del posto, quindi il check della zona, capire dove volevamo filmare, che cosa volevamo filmare, vedere il posto, siccome non eravamo mai venuti. Tra l'altro, botta di culo gigante, ragazzi, che immaginatevi che loro tutto il film l'avevano già filmato e l'hanno filmato praticamente in Trentino. Maggior parte delle scene di riding le hanno fatte a Paganella con altri rider, che tra l'altro props per i rider che hanno fatto le altre scene di riding, perché girare con quei cancelli che gli hanno dato per bici è stato veramente difficile. Io non ho fatto tutte le scene di riding, ho fatto solo gli stunt, quindi i trick. Comunque dicevo, è andata di culo gigantesco che l'ambientazione, il paesaggio di Rovella era anche molto molto simile all'ambientazione che c'era a Paganella. No, ma qui match Agrifoglio. Quindi dopo aver fatto questo check della zona siamo passati alla fase che per me, ragazzi, è stata mentalmente devastante. La vestizione. Vediamo adesso come ci fanno vestire. Da Pinocchio. E quel casco lì di questo outfit o dell'altro? Ecco, tra l'altro, non del personaggio singolo, di due personaggi, perché io dovevo fare la controfigura per entrambi i personaggi, che erano i due protagonisti del film. E quindi mi hanno dato due completi che, ragazzi, vi lascio queste immagini per farvi capire il livello.
Preferisci l'outfit numero 1 o l'outfit numero 2? Girati. Ivo, cosa ne pensi? Un mare di pazienza a fare queste cose qua, ma non un mare, due mari. Che poi io gliel'ho anche detto ai ragazzi della produzione, gli ho detto, ma voi lo sapete che mi state vestendo come un paolotto, uno che praticamente ha preso la bici ieri e non ha mai visto questo sport, perché fate un po' incazzare il pubblico di bici, perché sono proprio vestiti da paolotti. Mi fa, ma no, ma fa niente, però effettivamente capisco che per maggior parte del pubblico non esperto, sì, vabbè, ci stava l'abbigliamento, niente di che. Comunque il personaggio con lo vestito di verde, ragazzi, era... Avete presente il mio personaggio dei miei tutorial? Lui, vestito così, cioè, e loro l'hanno cercato, cioè, comunque, vabbè, accettiamo lo stesso. Quindi mi sono vestito e io praticamente cosa facevo? Prima i trick vestiti da un personaggio, per esempio da quello rosso, e poi da quello verde. Dovevo continuare a cambiarmi, svestirmi, mettermi su tutte queste robe, poi mille GoPro appiccicate attorno, una marea di roba. Terza fase, ragazzi, era il camouflage della bici. Nel senso che i protagonisti in tutto il film girano con queste bici da downhill, sono proprio dei tralicci. La bici, ragazzi, aveva due ammortizzatori dietro. Neanche le e-bike di adesso pesano così tanto, e questa non era un'e-bike. Non era assolutamente possibile trickare con quella bici. E quindi cosa gli ho detto? No, usiamo la mia bici da dirt, che tra l'altro era nera. Loro hanno cercato di camuffare la mia bici da dirt come la DH, cioè due tubi di plastica. Hanno cercato di ricreare gli steli doppia piastra della forcella, in modo tale che non si notassero, cosa che all'occhio dell'inesperto magari nel film non si sono notate, ma all'occhio di un esperto si sono notate sia nelle immagini sia per i trick, perché certi trick con la doppia piastra non si possono fare. Ma la prima scena in cui compaio è una scena abbastanza iniziale, in cui i due protagonisti stanno parlando tipo in cima a un grattacielo, insomma una roba un po' strana, e ricevono questo all'inizio messaggio, poi scoprono che è appunto un videomessaggio, che aprono, e poi appunto è l'invito alla gara di cui parlavo prima, e subito parte il trailer del mio video What's the Fear. Ci sono un sacco di riprese, questo qua sono sempre io, ed è una figata da vedersi al cinema. Quando l'ho visto, quando sono andato a vedere il video del cinema, ragazzi, sono rimasto ah. Questo qua sono sempre io, quello di Diego che faceva un casual. E poi vabbè, alla fine di questo trailer vedete che gli compare questa schermata dove loro devono schiacciare Y o N, che stanno per yes or no, per accettare o no la gara. Poi loro in realtà, mi sembra che accettano, vengono poi rapiti e portati in un luogo segreto per prendere parte a questa gara. Tra l'altro il video che c'era in sottofondo in questo punto mio è un trailer a sua volta di un video che però non è mai uscito, e vorrei fare un video dedicato proprio su quelle clip che ho registrato, perché sono delle clip uniche che non ho mai rilasciato, non le abbiamo lasciate neanche a loro. Questo video in realtà non è mai stato pubblicato proprio perché volevo registrare altre clip di trick unici e poi metterli tutti assieme e far uscire un mega video che avrebbe fatto esplodere il web. Poi in realtà questa idea è un po' scemata, però queste clip non le ho mai pubblicate, le ho tenute lì buone. Magari potrei fare un video appunto su questo altro mio trailer per spiegarvi tutte le clip che avevo fatto, farvi vedere quelle clip inedite e commentarle insieme a voi. Fatemi sapere nei commenti se vi può interessare come idea. La seconda scena in cui compaio è una scena in cui questo personaggio spiega ai due protagonisti in che cosa consiste la gara, le regole del gioco di qua e di là, e inizia per loro questo gioco. E qui c'è un'affermazione, ragazzi, che rimarrà negli annali. Pronto? Mai. Tutte le volte che qualcuno mi dirà pronto, risponderò sempre mai. Comunque qui appunto inizia tutta una parte di riding molto particolare, anche molto figo, perché sono sulla neve. Tra l'altro, sempre complimenti ai due ragazzi che giravano qui. Qui non ero io ovviamente a fare queste scene, ma erano dei ragazzi di Paganella. E qui un primo trick, come avete visto, c'era un mio uno foot can can che abbiamo fatto a rovella, ragazzi, tra l'altro su un salto che non c'entrava niente, e loro lì praticamente cosa fanno? Prendono solo la figura, la scontornano e la mettono in aria nel paesaggio.
anche qui vedete ci sono un po' di trick miei che compaiono a caso. Sì, il montaggio è molto, cioè non è che corrisponde il salto al trick. Per la gente che conosce lo sport lo capisce, ma secondo me per una persona che non è esperta queste particolarità non si vedono. Tutto questo punto qui è a Molveno, perché sono andato a registrare l'episodio per Radio Molveno, e adesso che l'ho visto lo riconosco. Quando avevo visto il film nel 2018 non l'avevo riconosciuto perché non c'ero ancora andato. Poi qui, vabbè, qui hanno... Ma in realtà a questo punto, ragazzi, non è neanche male. Hanno reso abbastanza dinamico. Tipo, nel 360 appunto, se lo rivediamo un pochino a rallenti, io ho notato subito che si vedevano i due tubi della mia forcella dirt, che erano due pezzi di plastica buchi in alto, e si capisce benissimo che non è una forcella vera, ma boh, una cosa strana, ok? Tanto questo punto qui invece è proprio paganella, perché anche qua abbiamo filmato per l'episodio di Red Bull. Qui ci sono i due panettoni, tra l'altro molto fighi come panettoni, che tra l'altro avrei potuto trickarli veramente con la bici da dirt se fossi andato lì sul posto, ma vi ripeto che sono sempre io, non sono due persone veramente in trenino, ma sono prima filmato io da davanti che facevo backflip vestito di rosso, poi filmato sempre dalla stessa angolazione identica io che facevo 3-6 tail whip vestito di verde, e hanno sovrapposto praticamente le due figure, solo me scontornato in aria che facevo il trick e mi hanno fatto atterrare. Poi c'è tutto questo pezzo che invece abbiamo filmato su un salto, ah, sempre a Vella, molto più lungo in alto. Mi hanno chiesto di mettere la GoPro sulla forcella. Il salto non era piccolissimo, un salto di 9-10 metri. E mi ricordo che mi hanno dato appunto questo attacco non molto stabile. Me l'hanno messo sulla forcella e gli ho detto: guardate che secondo me quando atterro si spacca. Però il problema è che mi è entrato nei raggi, mi ha tipo... A parte mi ha rischiato di bloccare la ruota, se mi entrava secco nel raggio mi capottavo secco in avanti. Però è entrato, si è girato dentro nei raggi e tipo mi ha non rotto tutti i raggi, ma me li ha segnati tutti. Degli industrial, ragazzi. Il cuore. Minchia, meno male che non si è fatto male. Trovata! In realtà io ho usato la loro bici traliccio per fare un salto che mi hanno chiesto, uno step down abbastanza grosso a rovella, che si vede in questa scena, che ragazzi ho tirato una sflettata che la bici ha grattato sotto con qualsiasi cosa, cioè veramente sono arrivato proprio... Peccato che di quello non ho filmato niente con la mia camera, perché era spettacolare sentire anche il rumore dell'atterraggio della bici proprio... Ecco, io sono comparso così nel film, nel senso proprio da controfigura, non mi si è visto in faccia, non si è visto io Toto, ma si è visto solo i miei trick, non mi era mai capitato andare al cinema. Questa è una cosa veramente unica, mi ha fatto molto piacere. Per le scelte, ragazzi, della produzione, la prossima volta magari già solo mettere una bici un po' più carina, un abbigliamento un po' più... del momento, non del 1800, sai. Ma appunto ho voluto fare questo tipo di video perché era tanto tempo che non parlavo direttamente con voi proprio in camera in questo modo per raccontarvi qualcosa, perché video dove vi racconto cose un po' particolari come questa non era un po' di tempo che non ne facevo. Quindi spero che abbiate apprezzato anche questo tipo di video e fatemi sapere sempre con un commento se volete vederne altri anche riguardo altri argomenti. Iscrivetevi al canale che mi farebbe un sacco piacere, è gratis, vi ricordo, costa niente, e mi date un grossissimo supporto, e noi ci vediamo a un prossimo video. Bella.